Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video commentary, live reaction, chiamatelo come volete, della finale degli europei, degli European International Championships, dell'UIC di Francoforte, fra Eric Rios e Oliver Escolin. Una finale che io non ho visto perché nel mentre andavo in scena ero sulla tratta svizzera dell'autostrada verso casa e in Svizzera i dati per il telefono non fanno parte degli accordi di roaming internazionale, quindi ero proprio senza possibilità, impossibilità a vedermela. Non ho visto game 1, non ho visto game 2, me lo guardo insieme a voi così ce lo commentiamo. Ho soltanto visto gli ultimi turni per poter rispondere, e risponderò peraltro in maniera molto più approfondita in questo video, al quesito se l'avesse vinta Rios o l'avesse persa Escolin, ecco. Ma al di là di quello, e ho già la mia idea, ne parleremo a fine di questa Best of 3. Voi mi raccomando, lasciate un bel mi piace, un commento, perché voi voglio sapere la vostra di interpretazione, voglio sapere se vi piacerà il giudizio, il commentary che farò di questa finale. Allacciate le cinture e riviviamo l'emozione della finale di questo internazionale. Allora, qui abbiamo Escolin che parte di Lando Chiogre e Rios che parte a Muzzo di Sun con Charizard Groudon. Quindi onestamente è un bel face to face, una weather war subito di turno 1 che, vi dico la verità, mi sorprende anche un po' perché non mi sarei aspettato che Escolin prendesse subito il toro per le corna cercando la weather war. Mi sarei aspettato più un Tornadus Lando o un Insi Tornado, Insi Lando, qualcosa che potesse fare presa un po' meglio su Charizard e su Groudon. Invece parte subito di Chiogre. Dall'altra parte invece Rios ci poteva stare, che effettivamente partisse così. Sarebbe anche potuto partire Grimmsnarl Charizard, però ci sta. Allora, qui lui va via di Charizard e va di Gastro. Dall'altra parte Escolin non va a Dynamaxare, non va a fare Rockfall, che peraltro Rios, insomma, con una Charte avrebbe anche potuto sostenere. Entra di Insignor. Io non ho tagliato, ragazzi, le parti intermedie dei turni perché ci fanno comodo per parlarci sopra e per cercare di capire cosa hanno pensato i giocatori in quel frangente, se no altrimenti, insomma, sarebbe anche inutile fare un commentary del genere se non andassimo a toccare questi argomenti. Chiogre tenta la Protect, ma ovviamente non funziona per il semplice fatto che, essendo che ci sono stati ben 3 switch, il primo turno non può altro che fallire. Quindi abbiamo un repositioning massivo, via Lando dentro Insi, dentro Zacian e dentro Gastro. Quindi i 4 Pokémon di Eric Rios sono già rivelati. Quindi Escolin conosce già 4 quarti del team di Rios. Rios conosce solo 3 quarti del team di Oliver Escolin. Insomma, il quarto probabilmente sarà Zacian. Anche se potrebbe anche esserci che magari contro un Rain Team, contro un Sun Team, si potesse in qualche maniera optare per non portare Zacian. E infatti così è. Meno male ho fatto in tempo a correggermi, perché qui entra proprio Rillaboom, che paradossalmente contro Gastrodon, contro Groudon, è quasi più utile, specialmente dentro un Rain Team. Qui abbiamo la Protect secca di Rios, e arriva lo Yon. Bellissima giocata questa di Rios. Bellissima giocata di Rios, perché Escolin, qualora fosse andato di Flareon chiaramente su Zacian, avrebbe preso il KO, in quanto siamo sotto sole. Se avesse switchato dentro Groudon, avrebbe preso tanto, perché comunque Flare Blitz sotto sole a Groudon gli avrebbe fatto un 45% e non era piacevole. E in terza opzione sarebbe andato a prendersi Flare Blitz su Charizard sotto sole, che anche lì lo avrebbe rovinato la Dynamax, avrebbe preso un 60%. Yon su Rill è molto importante, perché chiaramente questa partita mi dà l'idea posso in qualche maniera ruotare molto attorno a Rillaboom, che infatti deve per forza di cose andarsene. Pena andare a letto a fine turno e mandare a letto Rilla per Rios, insomma, sarebbe ottimo. Quindi Escolin ovviamente non se lo vuole far fare. Arriva Parting Shot nella slot di Charizard. Avrebbe preso un Flare Blitz, ma meglio così.
forse per Rios, perché tanto Charizard in questo matchup probabilmente deve giusto mettere i dot e poi andare via. È entrato Lando precedentemente, no? Per pulire, come detto, lo Yawn su Rilla, che però se lo riprende nuovamente. Qui bravissimo Rios, veramente bravissimo Rios. Io, mi perdonerete se do una gozzata via via per umidificarmi la gola, ma sarà un commentary molto lungo, in senza esitazione, perché quanto dura lo so, in quanto il file che andiamo a commentare dura 37 minuti, quindi sarà indubbiamente una bella best of 3 che arriverà fino a game 3. Qui Rillaboom nuovamente nella morsa dello Yawn. Qui Rios sta facendo buon uso di Gastrodon, buon uso di Yawn. Bisognerebbe farlo vedere a Della Pasqua. E qui Insignia rientra. Arriverà la Dynamax di Lando? Io penso arrivi quella di Charizard. Infatti così è, perché è un buon momento per spararla, la Dynamax di Charizard. Qui ci potrebbe stare addirittura anche la Airstream nella slot di Rillaboom, perché sarebbe stata buona per prendere Rillaboom, prendere Inzio e prendere Kyogre. Dato che comunque alla Charti ha la possibilità di poter tranquillamente anche reggere se dall'altra parte arriva la Dyna di Lando, e così è, arriva la Dyna di Lando. Probabilmente sarà arrivata una contro Rockfall. Stiamo a vedere. Penso Airstream da una parte, Rockfall dall'altra. No, va dritto per dritto di Wildfire, che comunque, come potete vedere sotto sole, in virtù del meno 1 fa comunque un gran danno. E arriva invece l'Airstream da parte di Landorus. Quindi lui qui vuole subito mettere i dot. Ha individuato come Pokémon un po' rognoso Landorus qua, e riarriva Yawn nella slot di Inzi, che è appena entrato per pulire a sua volta Rillaboom da Yawn. Quindi è il terzo sbadiglio consecutivo di questo maleducato Gastrodon, che vuole sfruttare la sua posizione in campo per sostanzialmente non far far niente all'avversario mentre entra ed esce dal campo. Ora Incineroar può pulirsi dello Yawn, dello sbadiglio, uscendo dal campo serenamente con Parting Shot, però è anche vero che se dovessero arrivare Maxguard e Protect si vedrebbe intrappolato, quindi io mi aspetto un hard switch in lì. Deve però stare attento Escolin, perché se leva Inzi per pulirsi dello Yawn di Gastrodon, e in quella slot, infatti così arriva la switch, se ci arriva l'Airstream, qui perdere Rillaboom potrebbe essere terrificante per Escolin. Arriva la Maxguard, guardiamo se Rios l'ha letta. Io avrei fatto Airstream onestamente nella slot di Rillaboom, infatti così è. E qui, ragazzi, Rillaboom va giù. Rillaboom va giù, perché dico già va giù, nonostante sia sopravvissuto, perché poi arriverà il dot. Poi arriverà il dot di Wildfire. Qui è arrivato anche Icebeam, quindi si è interrotta la serie di 3 Yawn consecutivi per quanto riguarda questo Gastro, che aveva rotto gli induci, coprendo comunque la giocata, un'ottima giocata, nella slot di Lando. Qui un Rillaboom perso senza che abbia fatto niente se non far sì che si stendesse sul terreno di gioco il Grassy Terrain. Questa è una perdita abbastanza pesante per Escolin. Perdita abbastanza pesante, perché adesso diventa difficile per Oliver Escolin tirare giù questo Gastrodon e fronteggiare anche Groudon, in virtù di un'inferiorità numerica di un 4 contro 3 che per definizione rende più difficile assai la vittoria della Weather War fra Groudon e Kyogre. Più Pokémon ha un giocatore, più possibilità di switch contro switch, quindi più possibilità, più carte ha per poter andare a risettare il proprio meteo. Qui Lando addirittura hard switch back, senza giocarsi il terzo turno di Dynama. Deve farlo, perché se
dovesse arrivare un A-Stream in quella slot, essendo Charizard più veloce, a questo punto avendo pareggiato il più uno in velocità, sarebbero stati veramente guai. Gastrodon va a proteggere, Kyogre ricordiamolo prenderà anche un altro e ultimo turno di Dotto. Qui arriva l'A-Stream nella slot di Landorus, adesso occupata da Insignior, che come potete vedere, nonostante il meno uno in attacco speciale che si è preso questo Charizard ben tre turni fa dal party shoot proprio di quell'Insignior, continua a fare il suo lavoro. Qui arriva Thunder per fare la kill, un crit assolutamente inutile, infatti mi sembra di capire anche dal linguaggio del corpo di Harry Krios che non ci sia niente da cui recriminare, e qui arriva la kill, ma arrivano anche i dot, o meglio il dot, perché Incineroar prende solo il bonus del campo erboso senza prendere il malus della Wildfire in quanto tipologia Fire. Alla fine del turno 5, se non erro, insomma, ci ritroviamo in una situazione dove secondo me è in vantaggio Rios, però deve stare attento perché comunque la partita non è ancora vinta, l'avversario ha un Kyogre bene o male ancora potenzialmente in grado di poter fare le sue kill. Gastrodon è ovviamente in questo momento un Pokémon fondamentale. Qui lui potrebbe tentare, Rios, di buttare dentro Groudon per Gastro e fare Sacre nella slot di Inzi, ma se Escolin dovesse andare a togliere Kyogre per mandare Lando, andrebbe a far sì che il sole aiutasse Incineroar con il Flare Blitz, dato che sarebbe andato poi a resistere Sacred Zord. Qui niente di tutto questo, infatti si materializza, arriva un Ice Beam di questo Kyogre che vediamo ancora una volta essere Life Orb, l'abbiamo già visto prima quando aveva colpito con il tuono il povero Charizard, e arriva Yawn, arriva un altro Yawn nella slot proprio di Kyogre, che a questo punto si ritrova al 57% di vita con poca possibilità di poter fare mosse acqua, e qui Escolin tenta secondo me il colpo strano, perché qui Rios si aspetta che entri di là Landorus per pulire l'addormentamento, infatti va di Sacred Sword su Insignia, ma la prende Landorus, che però regge a 3 PS. Attenzione, vediamo se il tuono non prenderà ovviamente la kill, ma magari prenderà una para che potrebbe aiutare. No, niente para, arriva però l'Ice Beam nella slot di Lando, che è appunto, come potete vedere, Rios aveva fatto coprendo lo switch di Kyogre proprio in virtù dello Yawn che gli aveva tirato addosso. Kyogre però rimane in campo, va a letto, Lando adesso muore, e la situazione, perché è più lento di Zacian e viene serenamente buttato giù, potrebbe fare Protect in Senior nella slot di Kyogre, però insomma c'è un po' di rumori di unghie sugli specchi qui personalmente per quanto riguarda Escolin, che si è infilato in una situazione dalla quale secondo me ha capito che non ne sarebbe più uscito nel turno in cui ha perso Rillaboom. Arriva la Protect, quindi si prova a maturare gli Sleep Clock Turns in modo e maniera da magari prendere un One Turn Wake Up. Kyogre dorme, questo turno deve dormirlo, arriva un Earth Power che comunque è super safe in quella slot, qualora fosse entrato in Sinner, qualora fosse rimasto, come nel caso è rimasto proprio Kyogre. Quindi qui ottima gestione da parte di Rios, che ripeto, secondo me ha avuto nella fase iniziale di questa partita il merito di riuscire a mettere tanta sabbia negli ingranaggi degli switch dell'avversario con quegli Yawn, e poi ritrovatosi con Charizard in una situazione propizia è riuscito a fare la kill proprio sul Pokémon più importante della manovra di Escolin, ossia Rillaboom. Qui arriva la doppia Protect di Landorus, Escolin la tenta, guardiamo se arriva il One Turn Wake Up, arriva anche il One Turn Wake Up, questa potrebbe cambiare le sorti della partita, eh? Doppia Protect più One Turn Wake Up, tuono fa la kill, tuono fa la kill, attenzione, attenzione, perché allora adesso potrebbe forse riaprirsi uno spiraglio, ma anche no, perché comunque Kyogre va giù di Air Power, Gastro nel mentre zitto zitto
si è riportato praticamente a piena vita, dato che è al 90% circa. E ora però entra un Groudon bello pieno, incelofanato sotto naftalina, che per questo Incineroar diventa difficile da tirare giù. Attenzione, attenzione, potrebbero arrivare frane, flinch, flare blitz, burn, crit, quindi questo gioco è alquanto sorprendente. Diciamo che per perderla Ericrios adesso deve veramente, veramente essere soggetto a un attacco di pardinismo acuto, quindi io non penso possa perdere questa partita. Va di fake out su Groudon il buon Escoli, intenta ovviamente la frana non tanto per fare danno ma per cercare un doppio flinch, che è l'unica cosa che può in qualche maniera salvarlo. Arriva addirittura un crit su Gaston, il flinch era dettato dal fake out, qui arriva l'Earth Power nella slot di Incineroar, dato che Gastro effettivamente di Lando può anche fregarsene, lo stesso fal dire per Groudon, e qui abbastanza secondo me chiusa la partita. Però ripeto, attenzione, attenzione, voi nel mentre mi raccomando lasciate mi piace e commentate, non solo per l'algoritmo ma commentate insieme a me questa partita, fatemi sapere cosa ne pensate anche del nostro commento proprio in senso stretto, della nostra aggiunta in termini di analisi, se mi sono perso qualcosa, se avete ravvisato qualcosa che magari vi eravate persi proprio in prima persona. Qui arriva il fly, arriva il volo di Landorus, non si arrende Ericrios, la Rock Tomb per non missare, Precipice Blades va a tirare giù Incineroar, e qui la partita sembra essere matematicamente finita per il semplice fatto che Lando non ha mosse spread più, se non appunto proprio volo, e invece dall'altra parte abbiamo sia Ice Beam, sia immagino anche Fire Punch, eccetera. Quindi ormai mi posso sbilanciare e dire 1-0 Ericrios. Non mi dilungherei molto oltre per quanto riguarda la ulteriore post-game analysis, perché come detto secondo me il turno Sliding Doors, e infatti qui arriva il Fire Punch, è stato proprio quando è arrivato il kill su Rillaboom. Andiamo però adesso a vederci game 2, perché ho l'impressione sarà molto interessante. Ci siamo, game 2, Charizard Groudon, Landorus Kyogre. Quindi non si vanno a variare i game plan. In questo giro però Escolin sicuramente vorrà giocarsi un po' meglio Rillaboom. Questa è una di quelle occasioni, allora, dove il game plan di Oliver, dal suo punto di vista, è convincente. Deve semplicemente, provo a interpretare quello che è stato il suo ragionamento, cercare di andare a far sì che la partita vada su un binario delle flowchart diversa. Dall'altra parte Rios, vuoi perché è 1-0, vuoi perché magari anch'esso stesso convinto della lead e della flowchart, riparte alla medesima maniera. Qui immagino vada a rientrare Gastrodon. Attenzione perché qui se arriva Dyna Lando più Ice Beam, Airstream più Ice Beam, tutto nella slot di Gastrodon, la partita potrebbe complicarsi. Quindi stiamo a vedere. No, Lando protegge. Ha avuto paura di una Wildfire, invece. E protegge anche Kyogre, doppia Protect. Ecco, devo essere onesto. Sono un po'... Ecco, questo turno mi sorprende un po'. Questo turno mi sorprende un po' perché... vedere un giocatore come Escolin, che game 2 spara una doppia Protect turno 1, mi fa un po' strano. Cioè, lì non è una questione di giocata conservativa o meno. Se si vuole fare una giocata conservativa ci poteva stare lo switchback di Lando per Inzi. Invece andare a fare una doppia protect è comunque rischioso, perché se fosse partito il Wildfire su Landorus, la protect non lo avrebbe protetto granché. Avrebbe preso comunque 50% più dot, sarebbe stato
Comunque, secondo me, posizionato abbastanza male. O è arrivato in là col timer, non lo so. Qui però Eric Rios non va di Behemoth, va di Sacred, leggendo l'ingresso di un Incineroar che però non arriva. E allora arriva l'Airstream, che avevamo chiamato addirittura in Mega Overpredict T1. Guardiamo se è arrivato Icebeam più Airstream, tutto nella slot di Gastro, perché se qui Escolin riesce a tirar giù... Sì, arriva l'Icebeam. Se qui Escolin riesce, e riesce, perché il danno di Icebeam l'avevamo visto in Game 1 essere sufficiente, in quanto anche il Kyogre, Life Orb, a tirare giù questo Gastrodon, il Pokémon che nel Game 1 aveva fatto benissimo per Rios a colpi di Yawn e quindi a colpi di repositioning errato, poi di riflesso per Escolin, è stato subito tirato giù. Questa best of three, quantomeno in questi primi due game, ruota tutto, ragazzi, attorno al dualismo non di due restricted, non delle due Dynamax, ma di due Pokémon. Signature dell'una e dell'altra manovra, Gastrodon e Rillaboom. Perso Rillaboom per Escolin nel Game 1, il Game 1 è stato praticamente da lì in poi perso. Perso Gastrodon, io continuo a fare a cazzotti con il microfono, in Game 2 per Rios, vediamo se comporta una game loss per questo motivo. Ora, nello specifico noi variamo al solitario, sappiamo andare questa best of 3 al Game 3, non spoilerò niente, però, questo lo sapevano anche i muri, però indubbiamente è un qualcosa, perdere Gastro, abbastanza importante, anche perché questo Kyogre adesso è più uno di velocità, Kyogre che non esce. Vediamo se è arrivata Rockfall più Zampillo, che comunque sotto Rain fa la kill, o se è arrivata Maxguard più Behemoth su Landorus. No, arriva Airstream su Charizard, che è un fottutissimo gran bel danno comunque, quindi questo è un Lando Adamant bello pieno. E qui se fosse arrivato Zampillo Life Orb, io sono abbastanza convinto che killi Charizard anche sotto Sole. E infatti così è. E qui Rios ha rischiato tantissimo con quella doppia Protect Escolin, che secondo me non l'avrebbe portata a niente. Ha controrischiato tantissimo turno 2 Rios, rimanendo lì con Gastro dinanzi a una giocata, se vogliamo, un po' telefonata, Icestream, Icebeam. È che, vedete, a questo livello, quando i giocatori sono anche veramente così forti come lo sono Escolin e Rios, il confine fra grande giocata e overpredict e grande cagata anche è veramente labile. Diciamo che Rios se lo poteva quasi permettere in virtù di un parziale di 1-0. Infatti ha rischiato, però gli è andata male. E qui Escolin ha la possibilità di poter anche entrare di Incineroar nella slot di Kyogre e sparare un Max Quake su Zacian. Sembra abbastanza safe. E infatti arriva il forfait di Eric Rios, che sa di non poter fare molto. Mamma mia, un Game 2 Blitzkrieg da parte di Escolin. E adesso guardiamoci Game 3, come ripartirà, se ripartirà alla stessa maniera o meno, sono veramente molto curioso. Kyogre Landorus. Charizard Groudon. Non si variano le lead, da una parte e dall'altra. Ha buon ragione a questo punto, possiamo dire, perché effettivamente Rios con questa lead ha vinto Game 1, ma Escolin con questa lead ha vinto Game 2. Voi avreste riprodotto le stesse lead? Domanda, cari spettatori. O rimodulo, riformulo, vi sareste aspettati nuovamente le stesse lead? Qui Landorus esce, probabilmente qui adesso il Wildfire potrebbe arrivare. Che era il rischio, infatti, che in Game 2, Escolin, secondo me, ha un po' corso. Guardiamo se Charizard Dynamaxa dritto per dritto. Groudon va via. Entra Zacian. Ma qui Dyna Charizard più Airstream, Wildfire, comunque per mettere i dot, potrebbe non essere male. E infatti arriva subito la Giga Max di Charizard. Cosa più sbroccata, secondo me, del metagame.
che solitamente Rios utilizza come finisher. La lead preferita di Rios con questo team è Insignior Grimmsnarl. Dynamax di Kyogre? Non può altro che essere Kyogre la Dynamax, perché in campo c'erano Lando che ha lasciato il terreno di gioco e Kyogre, quindi Dynamax di Kyogre? Vediamo se ha tirato Lightning o se ha avuto il coraggio di tirare Geyser nonostante ci fosse un Gastro dietro. Qui la Wildfire arriva su Insigno e ragazzi, come potete vedere, nonostante se la regga, nonostante Charizard non sia Life Orb, il danno è incredibile. Qui arriva la Lightning che tira quasi giù Charizard. Infatti Charizard penso muoia di Solar Power di fine turno. E così è. Così è. Giù Charizard. Turno 1. Giù Charizard turno 1. Dot messi, però giù Charizard turno 1. E adesso la Max Lightning Life Orb, qualora anche dovesse rientrare Gastro, non fa male su Zacian. È però altrettanto vero che se entra Groudon o dovesse entrare Gastro e poi invece entrare Groudon, insomma, dovesse entrare l'altro terra nella slot di Zacian, questo Kyogre si ritroverebbe di fatto a non poter muovere boccia, in quanto a parte la Hailstorm. Infatti qui Escolin potrebbe fare Fake Out su Gastro e tentare la Hailstorm nella slot di Zacian, pensando all'ingresso di Groudon, oppure potrebbe coraggiosamente ritirare nuovamente una Lightning proprio su Zacian. Oppure potrebbe fare Fake Out su Zacian e tirare una Hailstorm nella slot di Gastro, che peraltro con il Lightning messo in terra non può fare i suoi giochetti di Yawn. Attenzione, questo è un turno focale. Arriva la Behemoth Blade, non arriva il Fake Out di Oliver Escolin? Arriva la Behemoth che è sufficiente per tirare Zacian. E questo mi sorprende non poco, vi dico la verità. Guardiamo se arriva la Lightning. No, arriva la Hailstorm, ok, come avevamo anche predetto, nella slot di Gastro, che essendo Life Orb fa un buon danno. Viene messa anche la Hail. Arriva l'Ice Beam nella slot di Kyogre. Danno ovviamente irrisorio. Sì, qui Escolin ha voluto danneggiare Gastro, ha fatto la mossa più safe possibile, ossia tirare la Hailstorm là senza doversi giocare su Zacian, però non ha fatto Fake Out, che forse gli avrebbe garantito un turno in più. È vero che adesso entra di Lando, però forse gli sarebbe stato più comodo entrare di Lando dopo, magari già su un Groudon. Vediamo. Ma qui io, cercando di immedesimarmi, fossi in Escolin, toglierei Lando nuovamente per mandare in campo Rilla e risparerei Hailstorm nella slot di Gastro per coprire un Ice Beam più Behemoth lì. Perché alla fine qui Gastro, se protegge, poi prende Grassy Glide dopo, se non protegge muore di Hailstorm. Io penso però qui sia arrivata una doppia Protect per far sfogare l'ultimo turno di Dynamax di Kyogre. Infatti così è. È una buona giocata però quella di Escolin, che ha intimidito... ha intimidito... Allora, in virtù del meno 1, quindi più 0, di questo Zacian, ora io non so come sia costruito quel Kyogre, però secondo me Playruff lo potrebbe... No, ok, c'è il Wildfire che va a portare in range. Perché potrebbe quasi tentare adesso Grassy Glide su Gastro più Zampillo.
che comunque, oddio no, però Zampillo no, perché se prende play rough fa veramente niente. E qui secondo me si mangia le mani per non avere origin nel set. Io non amo i life orb senza origin. Icebeam, tuono, Zampillo, per carità, evidentemente deve aver pagato, altrimenti Escoli non si troverebbe in finale, però in determinate situazioni come queste, insomma, non poter sparare la mossa water diventa problematico. Kyogre protegge, guardiamo se arriva Grassy Glide, immagino, nella slot di Gastro, così è. Avrebbe anche potuto, e qui infatti arriva la Behemoth, avrebbe anche potuto onestamente fare fake out su Zacian più Ice Beam. Beh ragazzi, ormai no, per come è andata sappiamo tutti il vincitore poi alla fine sarà Rios. Rilla rimane a un PS, signori. Però vi dico la verità. Qui Escolin, secondo me, ha fatto un errorino. Non avrebbe, a mio giudizio, dovuto proteggere questo Kyogre. Ma perché vi dico questo? Secondo me è stato poco lucido. Io non l'avrei protetto. Perché se avesse preso play rough, Rilla sarebbe stato pieno. E Rilla pieno, controllando, e Zacian sarebbe stato buono. Soprattutto con un Groundon che avrebbe preso poi l'intime di Lando. Pieno meno il Dot, ecco, insomma, ma comunque pieno. E se invece, come è andato, Zacian fosse andato poi di Behemoth su Rilla, Kyogre avrebbe potuto spararlo quello Zampillo. Che, ok, sotto Sole, però... No, non eravamo sotto Sole, eravamo sotto Hail. Sole è arrivato adesso, quindi, insomma, Zampillo... A potenza ridotta, ma comunque Life Orb single target su Zacian. Insomma, io dico che l'avrebbe quasi portato in range del Grassy Glide. Quindi qui, secondo me, Escolin non è stato lucido nel pensare a coprire la giocata. Però le emozioni che lì per lì arrivano, ragazzi, insomma... Non sono facili. Qui arriva il play raffone su Lando, che come potete vedere fa 45% in virtù a questo punto della seconda intimidate incassata da questo Zacian, che è a meno 1. Qui adesso rientra Kyogre. Che se avesse avuto Origin Pulse, probabilmente, salvo Miss, saremmo potuti stare a parlare di una finale praticamente chiusa. E nel mentre ci do dentro con i Ready to Drink, ragazzi, di Level Up, che escono il 2 di maggio. E qui, ragazzi, Ice Beam di Kyogre su Groudon. E poi c'è il 2 contro 1 che voglio commentare con voi. Arriva Lando Protect e Kyogre Protect vuole recuperare un turno di Grassy per reggere play rough, probabilmente. Ci sta, onesto. E arriva il Rock Tomb su Lando. Io non penso che Groudon se lo regga l'Ice Beam, nonostante la Salt Vest, ma in virtù della Life Orb di quel Kyogre. Qui deve stallarsi anche il Grassy Terrain, perché sennò con Terremoto non fa un tubo. Infatti manca un turno di Grassy Terrain. Guardate, per Escolin è una situazione molto intricata questa. Io, giocando il team di Snow, mi sono ritrovato, il team che ho giocato a Liverpool, spesso e volentieri in alcuni late game, avere magari sì la superiorità numerica con Lando e uno Zacian anche intimidito, quindi un 2 contro 1, però senza la possibilità di poter sparare Terremoto serenamente, magari non avendo accanto un compagno levitante, non era facile. Qui arriva il play rough miss nella slot di Kyogre.
scritta di Frana su Zacian e Icebeam su Groudon. E in virtù di questo miss avremmo potuto effettivamente tutti pensare a una finale finita. Però ragazzi, io da qui mi ricollego, perché da qui l'ho vista la partita. Non ve la spoilerò per completezza, però qui esce fuori il campione. Esce fuori il campione Rick Rios qui, secondo me. Qui invece di lasciarsi andare e dire ah cazzo, ho missato play row, ho perso, posso lamentarmi e dire di aver perso la finale internazionale per un miss, ci prova fino in fondo e ci prova razionalmente. Ecco perché poi infatti il mio verdetto sarà abbastanza buono nei confronti di Escolin, ma ne parleremo poi alla fine di questa best of three. Arriva la protect di Zacian per bruciare la protect di Landorus. Lui adesso, se va di Behemoth Blade su Landorus, non prende la kill, perché a meno uno. Quindi qua probabilmente deve andare di... Vediamo un po'. Va comunque di Behemoth su Lando. Ok, tenta probabilmente il crit o il rollone. Infatti di poco non ci riesce. Qui arriva nuovamente Rockslide, perché Escolin deve tentare il Thunder. 30% di pare. È anche un buon game plan per lui, se ci pensate. E anche un buon danno, che però non arriva alla para. Quindi sfortunato prima Rios, chiaramente per aver missato su Kyogre. Fortunato poi nel non prendere la para. Qui se fosse arrivata la para da parte di Escolin, la partita sarebbe probabilmente finita, perché avremmo avuto tuono frana. E è qui ragazzi che secondo me esce il campione. C'è un turno di Rain. Anziché fare Protect Rios per stallare la Rain all'avversario, secondo me, poi questa è una mia interpretazione, dovrei chiederglielo, secondo me lui non ha protetto, pensando che l'avversario sarebbe andato a proteggere se stesso per bruciargli a lui la Protect. Se Zacian avesse protetto, tuono più terremoto di Escolin il turno dopo, salvo doppia Protect di Zacian, chiaramente, sarebbe stato provvidenziale. Invece lui non va a proteggere per poter proteggere adesso, dove Escolin deve a questo punto giocarsi il 50-50 di proteggerà Zacian o non proteggerà Zacian, perché è costretto a fare terremoto. E è costretto a tirarsi quindi giù da solo Kyogre. Questa, ragazzi, comincio già la post-game analysis, perché come potete vedere è finita, in quanto poi sarebbe arrivato lo Zacian a tirare la Behemoth su Lando. È la vera essenza di questo mangame che approfondiamo per adesso in post-game analysis. Mi spiego meglio. Secondo me, come si è detto, non l'ha persa Oliver Escolin, l'ha proprio vinta Eric Rios. È stato veramente molto bravo. È stato veramente molto bravo con quella giocata, ragazzi, da due Pokéball così, quella di non proteggere, pensando che sarebbe andato a proteggere l'avversario, pensando che lui volesse proteggere per stallare l'ultimo turno di Rain ed andare a abbassare la accuracy di tuono a Kyogre. Secondo me è lì che l'ha vinta. Non do colpe a Escolin, che anzi secondo me ha giocato bene a parte game 1. Secondo me ha cominciato a giocare da game 2, però ecco, non sarei troppo cattivo nei suoi confronti. Voglio anche aprire un'altra parentesi. Ha vinto Sun ancora una volta. Ha vinto a Liverpool, ha vinto a Salt Lake, ha vinto anche in Oceania, ma a questo giro secondo me non ha vinto Sun Team. A questo giro ha vinto Eric Rios.
perché se andiamo a vedere in top 32 di Sun non ce ne sono, ce ne sono pochissimi, ce ne sono veramente una manciata, però ha vinto quello di Eric Rios perché è il giocatore più solido e il giocatore più bravo, il giocatore più riflessivo, e lo si è visto da questi specialmente ultimi turni di questa finale meritatissima di Internazionale. Quindi congratulazioni ancora una volta Eric Rios, è sempre bello vedere giocate di questo tenore ed è bello, lasciatemi dire, che siano tornate ad essere giocate live, dal vivo. Ragazzi, io voglio sapere la vostra nei commenti, mi raccomando lasciate un bel mi piace e vi ricordo, permettetemelo, perché come si suol dire, senza lilleri non si lallera. Se vogliamo portare avanti tanti bei progetti lo possiamo fare anche grazie ai nostri sponsor. Vi ricordo non solo che dal 2 maggio avete i nuovi Ready to Drink, un nuovo prodotto di Level Up da prendervi, da provare, magari in confezioni da 6 di vari gusti con il codice sconto Pardini, vi ripeto, a partire dal 2 maggio, ma vi ricordo anche di Pumpling, se vi piacciono queste maglie avete anche lì il codice sconto Pardini per poterle acquistare con un buon bonus, ossia la possibilità di avere, oltre alle offerte che trovate sulla piattaforma, i vari 4, 3 per 10 che sono in vigore, anche la possibilità, inserendo il codice sconto al checkout Pardini, di avere un paio di calze gratuite, why not. Detto questo ragazzi, io vi abbraccio ancora forte, sono molto contento, come detto sarò ripetitivo ma ci tengo a sottolinearlo, che siano tornati i tornei reali. Ciao a tutti ragazzi.